Il terzo polo si inserisce non nello scacchiere italiano, ma per me nello scacchiere europeo. È un progetto politico che ci porti tendenzialmente verso gli Stati Uniti d'Europa, che ci porti all'elezione diretta del Presidente della Commissione Europea e che ci porti, come se non bastasse, alla formazione di famiglie politiche europee. Si tratta di individuare una famiglia politica europea che abbia casa in Italia, che non stia con la sinistra estremista e che non stia con la destra estremista. Questo è il disegno strategico. 2022, se fai più del 10%, sei decisivo. 2024, voglio che Renew Europe sia il primo partito italiano. Poi c'è un obiettivo sul 2027. Noi vogliamo esattamente replicare la stessa cosa che ha fatto Emmanuel Macron. Prendere a destra, prendere a sinistra e portare a casa il risultato.